Eccoci qua ragazzi, con questa musichina un po' lounge, no? Che teniamo sottofondo così. Sembra queste basettine offerte gentilmente da Coffee Break Grooves. Sono molto belle, perché sono tra l'altro basi, c'è un po' di tutto. Non sono niente di rock, tutta roba jazz, soul, blues, funk. C'è poco rock. Ciao Riccardo, ciao Miguel. Hi Miguel. This is Italian session. Unfortunately, but if you have some questions, I try to answer you. But for the moment, this is in Italian. Later on, I will do the English version of this preset. Ciao Anthony. Ciao Gabri. Ah, ho eco sotto. Aspetta che. Ah sì. C'è ancora l'eco, dovrebbe essere finito. Ok, vediamo un po' che non ci sia qualcosa di acceso. No, vero, ok, no problem. Ciao James, no, ecco, boh, perfetto. Bene ragazzi, allora oggi, se avete visto, ho fatto una patch che vorrei condividervi, come faccio spesso. Di solito le faccio in inglese, questa volta la facciamo in italiano, dai. E poi l'ho fatta anche in Eurovisione. Aspetta che abbassiamo un po' di più qua, perché sennò guarda, mi rompo le balle sta robetta qua. La mettiamo proprio, eccola qua. No, troppo alto, quindi lo togliamo definitivamente e siamo a posto. Allora, volevo condividervi un po', no, questo è l'ultimo giorno di ferie, dopodiché si riprende, io lo sento ancora. Prova a fare un refresh, ragazzi, ditemi, perché Riccardo, ok, a posto, perfetto, magari avevi qualcosa di doppio acceso. Allora, questa sezione fa parte sempre del Fractal School, che ricordo essere il corso che io ho dedicato a tutti i sistemi Fractal, e in realtà è un corso per i modeler digitali, in quanto affronto sostanzialmente, come faccio in questa occasione, concetti generali che possono andare bene su tutti i modeler,
chiaramente con alcune peculiarità per il discorso Fractal, però sostanzialmente affronto discorsi relativi agli effetti, compressore, equalizzatori, delay, riverberi, modulazioni, eccetera, eccetera, che si possono tranquillamente migrare su altre piattaforme. Tra l'altro vi segnalo che c'è a disposizione anche per gli abbonati al canale, abbonati come da sostenitore avanzato in su, la possibilità di frequentare anche l'M Academy, che è invece, diciamo, un corso che è più o meno come il Fractal School, se vogliamo, perché i concetti sono sempre generali, però dove non parliamo di digitali, parliamo di concetti appunto generali, con Massimo Mantovani, con Mattia Tedesco, quindi due nomi eccezionali, e dove affrontiamo sostanzialmente i concetti degli amplificatori, degli speakers, di tutto quello che riguarda la catena, diciamo, della chitarra. Abbiamo già fatto diversi incontri, mi pare che adesso il prossimo è il quinto, il 31 agosto, parliamo della seconda puntata degli amplificatori. E quindi andiamo avanti con questo concetto. Allora, oggi vi condivido, ecco, vedete che Andrea Vischi, M Academy, tanta roba, consiglio a tutti, molto bene, anche perché vi ricordo che sostenere il mio canale, a parte, diciamo, c'è il sostenitore base che costa 2 euro al mese, ma con 5 euro potete avere l'accesso al Fractal School, potete avere accesso all'M Academy, a quello che viene dopo questa diretta qua, che è il Phantom spiega Phantom, cioè tutto quello che è il mio percorso chitarristico, cioè vi spiego come io suono, ok? Non vuole essere un corso di chitarra tradizionale, ma vuole essere una condivisione di quello che è il mio modo di suonare a tutti quanti, ecco, e con le tablature, c'è, cioè, tutto quello che le backing track, eccetera, eccetera. Ecco, quindi questo è un po' il concetto. Quindi ci si dà una mano a vicenda proprio per supportarci su questo tipo di attività. E questa volta, appunto, vi condivido questa ultima patch che ho fatto. Si chiama MF, ovviamente per PLX100, ok, da cui è abbastanza facile intuire che si tratta della Plexi 100 Watt come ispirazione, e sulla quale praticamente ho sviluppato alcuni concetti che vi condivido perché secondo me sono abbastanza interessanti. Ve li condivido su FM3 perché, allora, la patch è nata su FM9 mentre ero in ferie, tra l'altro. FM9 poi l'ho portato su AXFX3 e la compatibilità è, non c'è nulla da fare. Chiaramente su FM3 ho dovuto tagliare. Purtroppo la cosa che in questo momento mi manca è il clone Centaur, la simulazione del clone Centaur, che è disponibile sia per FM3 che per FM9 che per AXFX3, non è ancora disponibile sull'FM3, ma credo che lo verrà disponibile a breve. Per cui ho utilizzato un drive più o meno compatibile, anche se devo dire la verità, il clone suona particolarmente bene per questo genere di lo sto un po' mettendo dappertutto, fondamentalmente, perché poi, tra l'altro, il clone è una via di mezzo tra un fuzz e un overdrive, e quindi ha un attacco particolare, ha un suono particolare che lo ha reso famoso, ecco, al di là di quelli che sono i costi assurdi che si vedono in rete per quel pedale lì. Però bisogna dare atto che chi l'ha creato ha fatto un pedale sicuramente molto molto interessante. Molto bene, allora direi di andare a vedere la nostra patch, ok? Sentitevi liberi di fare tutte le domande che volete sulla patch, ma su tutto quello che riguarda anche la composizione. Ricordo che la patch la potete trovare nel mio store, che è marcofanton.shopify.com, oppure andate nel mio sito marcofanton.it, oppure ve la fate di legno, come sempre. E l'unica cosa è che in questa patch c'è una IR di Valhalla, che sapete io utilizzo ormai praticamente su tutte le mie patch, e quindi dovete procurarvi quella IR lì sostanzialmente. Allora, come sviluppato? Allora, diciamo che io, per quanto riguarda il rig, allora, su FM3 cerco di tra l'altro ve la faccio vedere, questa è su FM3, ve la faccio vedere anche su AXFX3, tanto per dirvi come è sviluppata. Vedete, è su due righe perché ci sono, in più rispetto alla versione FM3 c'è
c'è il phaser e il tremolo, però la struttura è praticamente lo stesso, a parte questi due pedali che ho tolto per motivi di compatibilità, allora, a parte la lunghezza. Però diciamo purtroppo diciamo su FM3 vado sempre a rosicare tutto quello che è possibile andare a rosicare, e lì ragazzi vi dico una cosa, dipende sempre su cosa volete allora dire che FM3 è una macchina limitata vuol dire non aver capito la filosofia di queste macchine qua sostanzialmente, cioè se avessero fatto l'FM3 con la stessa potenza dell'Axe FX3 avrebbero venduto solo l'FM3, giusto? Cioè, che senso ha spendere quasi 3.000 euro, anzi forse anche di più, per il turbo quando uno ne può spendere metà sostanzialmente? Cioè, ovviamente dovete farvi le domande e chiaramente le differenze sono importanti, ma sono sempre importanti, ciao Massimo, sono importanti a livello di potenza, non di suono, e questa già è una cosa veramente molto importante. Vi faccio notare tra l'altro che ecco, credo che diciamo anche altri sistemi ormai hanno sviluppato diciamo diverse categorie di sistemi, però diciamo una c'è, cioè, la possibilità di, cioè, nel senso che ad esempio Helix piuttosto Headrush per esempio ha la stessa potenza su tutte le macchine, ecco, questo sì, però questo può essere visto sotto tanti punti di vista, cioè vuol dire che si sono tenuti a risparmio, cioè hanno ottimizzato la macchina. Su Fractal non è così, su Helix invece la potenza per esempio di Helix Flora è come quella di LT, su l'HX Stomp invece è limitata, direi molto più limitata, per cui i suoni sono gli stessi, però bisogna tagliare moltissimo, non tagliare come si può tagliare invece su FM3. E come sempre il concetto è quello di andare a utilizzare le macchine nella loro maniera migliore, cioè se io non vado a certi accorgimenti, ovvio che la macchina è riduttiva, e allora vi prendete l'Axe FX3. Okay. Però ragazzi, io sono andato e continuo a suonare con l'FM3, che rimane comunque una macchina che ha dalla sua la grande portabilità, e se usata in modo intelligente ci si fanno i concerti senza assolutamente nessuna limitazione. È chiaro che se io pretendo di usare su FM3 le caratteristiche che posso usare su una macchina che costa il doppio, allora non ho capito fondamentalmente, cioè è come se io mi compro il Mercedes classe A e mi lamento perché non ci sono gli interni come la classe S, cioè perché poi bisogna sempre fare diciamo i paragoni, queste cose sempre più come i bambini, bisogna dirgli, cioè hai comprato il Mercedes, hai speso 180.000 euro di una macchina e tu vuoi le stesse cose su una macchina che ne costa un quarto. Cioè, bisogna sempre fare questi paragoni. Comunque, ci siamo spiegati. Allora, l'FM3 è lo scopo di questa sessione, è quella anche di darvi delle dritte per quanto riguarda l'ottimizzazione dell'uso di FM3, ok? Quindi, fondamentalmente, guardate bene, faccio sempre la sovrapposizione tra le due patch. Al di là del phaser e del tremolo, che potreste decidere comunque di andare a mettere, ok? L'unica differenza. Poi ci sono delle differenze per quanto riguarda l'uso del riverbero, dove nel riverbero io uso sempre il medium plate, l'echo density sull'FM3 è a 4, mentre qui è a 8, perché come vedete la CPU viaggia al 50%, mentre sull'FM3 vedete che sta viaggiando a 78%, potrei spingerlo un po' di più. Per esempio, uno degli accorgimenti appunto per avere più qualità è per esempio andare con l'Echo Density a 8, però vedete che già la CPU schizza di 4 punti. Allora, se siete in studio questo potrebbe avere senso, ok? Al di là del fatto che se andate in studio sostanzialmente si usano i riverberi dello studio, non si usa i riverberi, però insomma volendo. Dal vivo, ragazzi, la differenza tra diciamo l'Echo Density a 4 o 8 non la percepite, anzi potete anche spegnere il riverbero tante certe volte dal vivo, ok? Anche perché poi tra l'altro io do molta priorità all'utilizzo di un altro riverbero che è questo, e questo è sicuramente
un elemento fondamentale, cioè il plex verb. A me piace tantissimo il plex verb perché crea proprio degli effetti di ambiente molto particolari che uso spesso anche dal vivo, sempre di più chiaramente in modalità stereo. E questo è un effetto molto impattante, cioè solo questo, guardate, se io lo tolgo, adesso provo a toglierlo, guardate bene la CPU che adesso è all'80%, se io lo cancello, vedete che va, cioè solo questo mi porta via il 20% delle risorse della macchina, tanto per dirvi, però ecco, è un effetto un po' particolare, dal vivo bisogna, cioè uno che fa rock anni 70, rock anni 80, eccetera, eccetera, non è un effetto che... E quindi vedete che se io risparmio su questo qua posso mettere tutti gli effetti che voglio, ecco, ok? Posso mettere il riverbero più alto. E dipende sempre dalle priorità che voi volete definire sulla vostra macchina, ok? Quindi è molto importante che consideriate. Quindi io per far stare il preset, vedete che non ho fatto il send return per compattare anche il rig, e tra l'altro ricordatevi che diciamo sono anche il send return eccetera eccetera, sono tutti effetti che un po' di un 1% uno 0,8% portano via, quindi più ottimizzo meglio è, ok? Cioè piuttosto, siccome non mi serve, lo uso per altre cose, ok? Molto bene, allora quindi la patch è quella strutturata come l'avete vista anche sull'Axe FX3. Ovviamente il grande assente è il doppio amp, perché non c'è su FM3, però anche qui è sempre una questione di scelte di utilizzo, eccetera eccetera. Io non sento la grandissima differenza tra il fatto di avere il doppio amp se non sono in trio. Se sono in trio allora devo passare da un amplificatore all'altro, però in questo caso, diciamo, questa patch è nata anche per darvi la possibilità di suonare senza nessuna interruzione dell'audio, quindi un passaggio da una scena all'altra, anche con suoni gain, perché qua, diciamo, questa patch è basata sulla Plexi, come vedete, di fatto usa lo stesso canale della Plexi con due settaggi diversi, che io richiamo. Allora, qui lo vedete, lo guardate, vedetelo qua, qui è praticamente la modalità che io definisco high, ok? Quindi con, vedete i guadagni, la differenza sta sui guadagni del canale treble e il canale normal, mentre su quell'altro amp non è altro che la versione low, che io ho chiamato low, che vedete che cambiano i guadagni in questa parte qua. No, di fatto non cambia niente. E tra l'altro la patch, come spesso io faccio, è strutturata in modo tale da darvi lo spunto per poi crearvi i vostri suoni e costruirvi il vostro rig, perché diciamo la Plexi, in questo caso la 100 watt, poi ce ne sono di tantissimi modelli, cioè, ci sono le 50, ce ne sono veramente tanti. In questo caso è una testata un po' particolare che lavora molto bene quando lavora in backup fondamentalmente, e si presta secondo me a come insomma quella reale, ha un utilizzo molto 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 esteso. Ok, questo è importante capire bene qual è il funzionamento di questo amplificatore, che tutti ormai dovremmo conoscere, ovviamente anche gli analogici, in realtà non tutti lo conoscono così bene, perché poi diciamo di castronerie anche da parte di chi ha che è fautore dell'analogico sull'utilizzo di questi amplificatori è sempre molto molto alta. Allora ritorniamo un attimo sull'FM3, ok? Quindi questo è il concetto. Allora la struttura di base del rig è sempre l'amplificatore, ok? Che in questo caso vedete che ho condensato la Plexi nei due canali A e B. Vedete che allora il preset, la scena low, che è la 2, utilizza il B, vedete che ha gli stessi guadagni, e la scena high ha i guadagni più alti. E quindi c'è lo switch da una parte all'altra. Poi la combinata col drive mi consente di crearmi gli effetti che voglio, e con questi due suoni veramente posso fare di tutto. Ma potrei anche utilizzare lo stesso amp per tutte le scene, ad esempio, quindi impostare su B, sul canale B, tutto il preset, perché la cosa molto interessante sarebbe quello di prendervi questo preset, ve lo salvate e fate per esempio tutto col B o tutto con l'A, dipende. Il B si presta chiaramente di più perché è il canale low, quindi a me piace moltissimo, soprattutto se si fa musica blues, funk, pop, moltissimo. È bello avere un canale
che sia, diciamo, estremamente flessibile già di suo, un po' come l'amplificatore. È vero, la Plexi è bella perché sostanzialmente quando tirata a dovere, non so se hai già detto, questa è stata, ha dei puliti clamorosi, assolutamente sì, cioè, infatti, diciamo, la testata effettivamente non è che sia, tanto per farla distorgere ci vogliono dei volumi allucinanti, ma effettivamente ha dei puliti molto belli, soprattutto ha dei puliti che consentono di lavorare moltissimo con la flessibilità della chitarra, col tocco, con la dinamica. Prendiamo un chitarrista che diciamo, a me piace particolarmente e che ha un'espressività pazzesca, che è Jeff Beck, e sentite quanto spazio si può avere con una testata del genere, con un singolo pedalino davanti. Poi se ne metto di più ovviamente si possono ottenere ancora più effetti, e quindi è veramente un ampli notevole. Quindi non è il classico ampli A-gain a cui sono abituato, di solito mi trovate sempre con la Herbie, con le Bogner eccetera eccetera, che sono canali che insomma hanno una distorsione altissima, la Lukather, la Van Allen eccetera eccetera. Questo è un canale che viene, diciamo, dalla vecchia tradizione rock anni 60-70, Jimi Hendrix, Jeff Beck eccetera eccetera. Allora andiamo a sentire questo preset come suona. Vedete che, allora, questo circuitino qui ve l'ho già spiegato tante volte. Anche qui, se per esempio uno non utilizza il wah o non utilizza il volume, può cancellare tutti questi tre componenti. Io li uso per avere fondamentalmente la possibilità di selezionarlo con lo stesso pedale messo sul pedal 1, la funzione volume o la funzione wah, agendo sull'amplex. L'amplex praticamente blocco mi consente di prelevare l'input dalla riga 2 in questo caso, oppure come nella preset 4 dalla riga 3, quindi farmi funzionare il wah. Quindi il segnale fa questo percorso qua anziché fare questo, e questo è un modo che mi sono fatto per lavorare, e lo trovo molto molto comodo, perché appunto mi faccio la scena col wah senza dover usare il toe switch eccetera eccetera eccetera. Molto bene, torniamo un attimo alla configurazione low. Tra l'altro questa patch ha la configurazione low e la configurazione high come prime due scene. E nella configurazione low, allora vediamo che appunto c'è la Plexi. Ecco, la cosa bella di questo amplificatore è la possibilità di andare a dosare il suono con i due canali. Sapete che in questo caso è il canale jumped, quindi dove, come si fa solitamente, si ponticellano i due canali, e questo permette di andare a scolpire il suono andando a lavorare sul canale treble o il canale normal, e questo molto molto bello. E ha un comportamento tra l'altro molto diverso a seconda di che posizione sono, perché diciamo non è che sia così lineare. Il canale normal è un canale che ha un po' più scuro, il canale treble, ma le combinazioni a volte dipendono anche molto dalle posizioni della chitarra, cioè c'è un'interazione dinamica che è veramente altissima. Considerate, vedete che questa, come nella realtà, questa Plexi non ha il master. Nel Fractal moderno, non la serie X8 o l'XFX2, una volta c'era solo questo pannello qua, e vedete che ha tutti i controlli possibili, mentre negli ultimi Fractal c'è l'Authentic, che ti fa vedere solo i controlli previsti per quel tipo di amplificatore. Vedete che nell'Ideal il master è a canna, ed è importantissima questa cosa, capire come funziona. Cioè qui si dà per scontato che la Plexi, proprio vecchia maniera, non aveva il master, aveva solo i due canali. Poi è stato aggiunto il master, è nata la GCM 800, bla bla bla, ma inizialmente la testata non aveva il master. E il master qui è fondamentale, perché sfruttando tutta la dinamica del finale, chiaramente capite. Solo che il problema è che siccome tutto il volume si regola dai due canali, treble e normal, diventa difficile, perché non è che posso regolare il volume. Cioè, se io voglio tenere un certo grado di breakup di sound, devo andare a pilotare il treble e il normal. Se voglio farla distorgere, devo alzarli, ma alzarli vuol dire beccarsi una padellata di volume che è spaventoso. Il bello del modeler è poter fare tutto questo senza dover andare a distruggere i timpani e avere diciamo una stanza apposta per la Plexi. Ok, allora andiamo a sentirci
questa testata. Come vedete, ho un compressore, utilizzo moltissimo l'optical compressor, mi piace molto perché non è un compressore che schiaccia tantissimo e anzi dà un peletto di boost, mi arrotonda e ingrandisce un po' il suono. Adesso ve lo faccio sentire con e senza, anzi lo togliamo anche questo delay che vi spiegherò dopo, e lascio l'amplificatore sostanzialmente, la patch, solo con il riverbero. Il riverbero io uso proprio un plate, che è il mio standard, che serve solo per crearmi l'ambiente, no? Allora, importante, questo canale, ecco, come impulse response, sapete che io adoro le Orange di Valhall, e ultimamente adesso sto usando moltissimo questa SM57A2, che è proprio il classico suono dell'SM57 a cui siamo tutti abituati fondamentalmente. Alzo il proximity, questo è molto importante, alzare il proximity, che è il comando che praticamente definisce l'effetto di prossimità del microfono sull'amplificatore, e ingrossa. Non bisogna esagerare, bisogna stare attenti, perché tende a andare molto sulle basse. A me piace perché l'SM57, essendo un microfono abbastanza fino, mi posso permettere di alzarlo. Se avessi un ribbon, ok, se avessi un ribbon non avrei, non potrei metterlo perché sarebbe già grosso di suo. Io preferisco ultimamente sempre lavorare con una singola impulse response, dato che Fractal ha, come sapete, molti sanno, ha la possibilità di equalizzare, di lavorare moltissimo sull'impulse response. Ho notato che c'è più dinamica, c'è più risposta usando la singola IR, quindi perdo un sacco di tempo a selezionare l'IR e poi le vado a trattare. Vedete che appunto il proximity è 1,67. Il preamp la tengo abbastanza aperta, non ho tagliato molto sulle basse in questa cosa, perché questa IR non va giù sulle basse. Cioè, se voi guardate, attenzione, perché queste sono, dovete cercare di ricordarvi i concetti che vi dico sempre, e qui si entra molto sullo specifico. Sotto i 120 Hz la chitarra non deve andare a suonare, sostanzialmente, perché lì c'è il basso, ci sono tutte le cose. Allora, il proximity aumenta molto le basse, però il proximity è legato a un altro parametro, ok? Che è questo parametro qua, proximity frequency, che fatalità è a 120. Quindi cerco di tenermi col proximity tutte le basse possibili, ok? Senza però andare a invadere le frequenze sotto, ok? Chiaramente ci sono microfoni con cui posso fare questa cosa o microfoni barra IR con cui posso fare questa cosa, microfoni con cui non lo posso fare. Lo posso fare con l'SM57, che appunto vi dicevo non ha un'estensione sulla basse troppo elevate. Non lo potrei mai fare con microfoni come il 414, HPG, come i Ribbon, tutti i Ribbon, il Beyer Dynamic 160, bla bla bla. Ecco, quindi questi sono concetti, ancora una volta ragazzi, che non c'entrano niente con il digitale, c'entrano con la conoscenza che si ha del mondo della ripresa microfonica in studio, ve lo dico un miliardo di volte. Molto bene, ok? Quindi poi vedete che nella fase preamp io potrei anche mettere un preamplificatore, che però diciamo mi consuma, quindi lo tengo spento, perché vedete, se io lo vado a settare, per esempio vado a mettere questo preamplificatore qua, vedete che c'è qualche punto percentuale, mi va su, e quindi sono tutte cose che devo saperle usare sostanzialmente. Non è, cioè, Fractal non è una macchina pronti via, devo metterci un po' di sale in zucca, cose che molto spesso manca a tante persone, che poi dicono ma non funziona, ma è limitato. È certo ragazzo, perché se io mi compro un Ferrari e poi mi schianto su un muro perché sono incapace di guidare, ragazzi, non è il problema del Ferrari, eh? Ok, molto bene, molto bene. Per adesso fermiamoci qui come scelta della IR, che sempre per me è fondamentale. Bene, però vi faccio sentire direttamente questa patch qua, questo crr che sentite sotto è sostanzialmente il rumore generato dal computer, quindi non è che se io mi metto così sparisce, ok? Sentite la dinamicità che sto suono, a me fa impazzire. Cioè, io sono nato, sono un blackmoriano, la mia prima chitarra rock è stato Blackmore, quindi a
e fa impazzire sto. Sentite quanto. E sentite la risposta dinamica, ok? Alla faccia di chi dice che il sistema non ha dinamica. Cioè, il, a seconda di come voi agite sulla, sulla chitarra. Ma non solo, poi tra l'altro ve lo... Queste sono cose che vi insegno anche nel, nel corso. Attenzione, suonare col plettro, con le dita. Perché poi su ste robe qua, che mi viene lo, lo sbrocco sempre quando faccio ste robe qua. Zio Billy, ci sono un miliardo di parametri da tenere conto. C'è la gente lì che si fissa, ma l'amplificatore... Ma ragazzi, sapete che suonare qua non è come suonare qua. Suonare con le dita, il plettro, eccetera, eccetera. Cioè, è tutto un contorno. A volte sento di quella roba. Vabbè, scusate, scusatemi, ci voleva lo sbrocco perché... Lo sblocco mi viene perché sono talmente... Cioè, sto suono qua mi fa veramente... Mi fa proprio impazzire. E questo è proprio dato da... Guardate. Dalla, dall'effetto proximity. Adesso ve lo esagero, eh. Ovviamente spero che abbiate le cuffie o i monitor, perché sennò sto parlando. Se state usando, usando il cellulare non sentite nulla e quindi sentite... Così, no? Sentite... Fate un palm mute. Adesso io vado su. Sentite come si gonfia? Se avete cellulare non sentite nulla, perché chiaramente stiamo lavorando sui 120 Hz. Sarebbe bellissimo avere sto suono qua, però questo qua, se, lo, se andate fuori dal vivo con i subwoofer, anche un subwoofer da 10 pollici vi fa un cinema pazzesco. Tenetelo basso, tenetelo intorno all'1.4, 1.2. E la cosa bella di questo amplificatore, tra l'altro vi faccio sentire per esempio come cambia. Con la Yere io ne ho selezionato un'altra, che è quella Factory. Ok, sempre un 57. Ok, questa no. Però... Questa è mille volte più reale. Sentite come cambia dinamica, cambia tutto con la IR, cioè cambia anche le, proprio l'effetto dinamico, la distorsione, tutto cambia. Bellissimo, no? Sentite come... E io posso anche andare, e questo dipende chiaramente anche dalla chitarra che avete. Questa è una chitarra che suona ciccionissima, ragazzi. Questi single coil qua sono quasi come se fossero dei... Non dico dei P90, ma... proprio... sono grossissimi. Quindi è facile che per su una strato normale abbiate bisogno di aumentare i bassi, che io adesso li ho tenuti bassi, ok? E aumentare... In questo caso potete aumentare il normal, cioè... Allora, facciamo una cosa perché non voglio sputtanarmi sta patch, sto preset qua. Allora andiamo a lavorare su un preset. Ok, che questo qua è quello che ho salvato. Lo chiamiamo 2. Fate sempre questa cosa qua, sembra molto importante. Partite e poi andate a spippolare. Allora, qui vi faccio sentire quanto cambia questo ampli andando a spippolare sui normal e il dry. Questa IR qua si comporta così. E qua mi faccio tutta l'equalizzazione, cioè i controlli toni medi, bassi, alti hanno molta meno influenza anche non col mix che posso dargli. Che poi il treble in realtà lavora più sulle medie.
sulle medio alte. Quindi qui dovete gestrarvi, questo è un ampli bellissimo, perché dovete gestrarvi tra il bilanciamento del canale treble e il canale normal, quindi volete un po' più basse, lo teniamo su un po' di qua, teniamo su, cioè, quindi il come li bilanciate vi fa suonare la chitarra più o meno grossa, più o meno bright, eccetera, eccetera. Controllo di tono. Ha il suo effetto, però è in post, diciamo. Qui quello che fa suonare sostanzialmente sono i due canali e la IR. Questi sono quelli che veramente incidono tantissimo su questo tipo di suono. Io il presence l'ho messo così, a poca influenza. Anzi, è molto aperto chiuso, io lo lascio al 5. Potrei lasciare a 5, che va bene così. Allora, il bello di questo suono qua è che sostanzialmente è un break up, diciamo, ha una bella compressione, per cui non mi dà quell'effetto da clean, cristallinissimo, e devo gestirlo molto bene dal punto di vista dinamico. Io su questo tipo di suono qua, a me piace moltissimo metterci questo compressore che è l'optical tremolo, che mi fa da boost. Però sentite che non mi aumenta la distorsione, mi ingrossa il suono, perché giustamente il compressore va a tagliarmi i picchi alti, mi tira su la parte bassa, quindi il suono si inciccionisce, si compatta, ok? Sentite? Quando penno forte, la distorsione è la stessa. Chiaramente aumentando un po' la distorsione posso andare o a diminuire il livello del compressore, ma a me piace lasciarlo lì, oppure andiamo a diminuire un pelo a seconda se mi piace avere suono un po' più clean o un po' più crunchato, ok? Esatto, Andrea, monta i G12H30, che sono parenti dei Greenback, eh? Però sono veramente molto belli. Ok, questa è la patch. Su questo genere di patch a me piace moltissimo avere quel suono che ho un po' imparato a fare da Landau. Landau, sapete, andate a vedere Landau, spesso lui ha un Lexicon MPX 100 che tiene sempre fisso lì e non fa praticamente... Lo usa come è creare un ambiente. Allora io l'ambiente l'ho già creato con reverb, però vado a creare un ulteriore effetto dubbing. Questa è una grande figata. Anche perché tanto i delay consumano poco, perché sono gestiti dallo stesso processore dell'ampli, ok, della simulazione. Nell'FM3 ci sono due core del processore Sharp. Un core gestisce le simulazioni dell'ampli, un altro core tutta la parte effetti, però i delay sono gestiti dallo stesso, quindi che ci siano o non ci siano non cambia quasi nulla sostanzialmente. Io utilizzo questo delay, che è un delay, vedete, a 39 millisecondi, tra l'altro spostato un po', diciamo, c'è un effetto, diciamo, di ritardo destra e sinistra, e questo mi crea un effetto dubbing, come se fossero due chitarre che suonano, pure un ambiente molto molto stretto, e a me piace moltissimo. Anche qua dovete avere le cuffie per sentirlo bene.
questo è molto Landau, eh. Sentite che così si chiude. Accendo. Molto bello. E questo è sostanzialmente, io questo delay praticamente lo tengo sempre acceso. Attenzione però, questo delay va bene quando avete uno ascolto bello separato, cioè bisogna stare un po' attenti. Io lo tengo, vedete che anche il livello lo tengo molto basso, è proprio appena accennato. Bisogna stare attenti, perché se suonate per esempio in mono e i due canali non devono essere mai sommati e conviene proprio toglierlo. Infatti toglietelo se non siete sicuri, perché potrebbero esserci dei problemi, perché chiaramente i due suoni sono uno dietro l'altro e ci si potrebbero essere delle cancellazioni di fase. Tramite questo parametro right post delay, quindi vedete che praticamente il canale destro è ritardato dal sinistro, io ho creato la separazione, perché adesso l'ho messi tutti e due insieme e non ho più quella separazione, cioè una separazione mono. Invece se io metto, apro a destra, ho separato proprio i due ritardi, quindi c'è un canale che è più ritardato dell'altro, ecco perché apre tantissimo questo suono qua, sentite? Tanto per darvi, vi faccio sentire bene cosa vuol dire alzare. Dà un effetto stanza bellissimo. Avete capito? Però bisogna usarlo con un po' di parsimonia, ragazzi. Non esagerate, perché sennò poi quando andate a suonare dal vivo, cioè, è molto bello in studio da usare questo delay qua. Molto bene. Poi, sempre su questa... allora, qua io veramente potrei far di tutto. Già con questo suono qua potrei costruire tutto quello che voglio. Qui ci ho messo un chorus, ragazzi. Questo ho trovato il triangle. Di solito uso il 4 voice analog, questa volta uso invece il triangle chorus, che mi piace assai, ragazzi, molto molto bello. Sentite che figata. È appena accennato, eh. Solitamente, per esempio, sulla scena, questa è la scena low e non c'è il chorus, ma nella scena, e c'è solo questa configurazione, quindi il segnale è puro. Poi nella scena, diciamo, low plus, che io chiamo low plus, ho sbagliato, c'è un drive in più che non ci deve essere, vado a mettere il chorus e vado a mettere questo delay, è un dual delay, quindi le ripetizioni sono separate, una è un dot, quindi è 464, 619, faccio sempre questa cosa in studio, quindi metto 400 a sinistra, 600 a destra più o meno, ok? Tra l'altro col tap tempo vuol dire mettere quella a sinistra a un ottavo puntato e quella a destra a un quarto. Sentite che...
bellissimo. La scena. Poi soprattutto con le posizioni manico o la posizione quarta. O la seconda. La centrale. E la quinta. Ok. Poi, sempre su questa posizione qui, ok, abbiamo praticamente il lead low. Cioè, io praticamente rimango sempre con lo stesso ampli, ok, ma ci metto un drive. E qua potete sbizzarrirvi a metterci i drive che volete. Purtroppo non c'è ancora il clone. Non c'è ancora il clone, aspetta un attimo che non vorrei, sì, ok, scusate, mi sono distratto un attimo, non c'è ancora il clone, ma ho messo questo box crunch, che non mi dispiace. In questo caso il lead è lo stesso ampli, però con col delay, il compressore lo lascio aperto lo stesso. Posso cambiare drive, per esempio c'ho la stessa versione del box. Posso spegnere il compressore. Vedete che il passaggio da questa scena a questa perché non cambio ampli, se voglio più drive ho l'altro canale. Ok, poi per esempio il lead, ovvero la posizione high, che è questa qua, è praticamente lo stesso ampli, in questa cosa switch sul canale A, dove però ho diciamo il normal drive e il treble drive più alti. In più ci metto anche un drive, sembra che è sempre lo stesso, il box crunch, che appunto dovrebbe essere il clone. Allora lo faccio sentire senza drive. Che sta in piedi da solo, Accendo il drive. Ok? E qua anche qua potete con lo stesso ampli potete andare a cercare, cosa che non potete mai fare con la Plexi originale, perché non è che potete andare lì a cambiare, vedete, i controlli del treble e del normal al volo, ecco, a meno che non abbiate i potenziometri motorizzati, ma non era ancora il caso. Dovreste averne due di Plexi, ecco. Benissimo, allora questo è il lead. Poi ho creato, va bene, sulla scena 4 è come la scena 1, solo che vado a switchare, vedete, sull'Amplex, sul Y, infatti la chiamo IWA, IWA, ok, vedete, I e IWA, vedete che cambia row 2 da row 3, ok, questo mi serve appunto per selezionare WA.
Questo l'abbiamo visto che è il lead però creato con l'ampli B, quindi un po' meno scarico. Poi abbiamo una cosa che a me piace sempre farlo, è il low che io chiamo space, dove vado a mettere il plex delay. Ecco, questo siccome è un effetto che abbiamo visto prima che consuma tanto, potreste decidere di toglierlo per andare spazio più ad altri effetti, tremolo, phase, eccetera, eccetera. Però a me piace tantissimo perché per fare... Poi con questo canale qua dinamicamente è... mi avete visto fare tantissimi video con questi ambienti ultimamente, perché mi intrippo a farmi i miei viaggi. Uno si fa di quei viaggi che sono infiniti. E dite, ragazzi, sta qualità di riverberi qui, ecco perché a me non è che interessi tanto che questo riverbero sia molto, che abbia l'eco density, che sia in economy, non mi frega niente, mi serve proprio fare un ambientino giusto che comunque di qualità altissima. A me interessa questo riverbero perché io lo uso spesso con i Toto, tra l'altro, per crearmi di quei pad sotto, e nell'insieme in stereo vi posso garantire che è un, siamo un'orchestra. In più ho creato la stessa configurazione che ho chiamato Shimmer, quindi è sempre lo stesso amp, quindi alla fine è il B il mio preferito, che uno potrebbe fare tutto il preset con l'ampli col canale B, dove vedete che questa volta sfrutto, questa è una caratteristica eccezionale che ha il Fractal e che non ha nessuno, perché anche qui dovete sempre vedere, non guardate solo al fatto che i blocchi siano questi, ma ogni blocco ha n canali gestibili, per cui per esempio da questa scena qua, vedete, da questa scena qua io passo dal plex verb all'algoritmo econo shimmer, ok? E questa è una caratteristica, cioè non ho cambiato blocco, il blocco è sempre lo stesso, ma io seleziono uno dei quattro canali e questo mi dà una flessibilità veramente pazzesca e non ce l'ha nessuno questa potenza qua. Cioè voi su altri sistemi dovete necessariamente mettere due blocchi per avere un effetto o l'altro, oppure andarvi a parametrizzare, però potete andare magari a parametrizzare i controlli, ma non potete cambiare algoritmo. Cioè io qui passo da questo algoritmo qui, ok, che è diciamo un plex verb, allo shimmering, che è questo. Ragazzi, qua non ce n'è per nessuno. Tra l'altro sull'econo shimmer io di solito vado a toccare l'high cut perché altrimenti suonerebbe troppo scintillante. Sentite che è troppo scampanellino, no? Anche perché con questo suono qua...
Sono d'accordo, Mattia, vedi che diciamo le possibilità. E poi, tra l'altro, io qua posso andare a crearmi tutte le altre scene andando a selezionare diverse tipologie di drive. Ti faccio vedere. Qui ho selezionato i diversi delay, come posso, diversi plex delay, ma anche i delay. Quindi posso andare a selezionare sugli altri canali, ad esempio uno stereo tape, il ping pong. Qua ce ne sono veramente, ce ne sono 25 da selezionare, ok? Poi, ad esempio, potrei, ad esempio, sul drive, ti faccio sentire, andiamo qua, ritorniamo su la configurazione. Ok, posso andare a selezionare un drive come il Compulsion Distortion. Posso andare a selezionarmi un full tone overdrive. Senti la differenza. Senti che roba. Capite che, diciamo, Tony! Grande Tony! Tu non le sai, sta roba qua, vero Tony? Vedi? Però è così, ragazzi. Questo è il grande mondo del sistema Fracta. Bellissimo. Infatti si può fare tutto con questa patch qua. Immaginate, con DD. Molto, questo sembra un po' Red Hot. Basta che premo, vado sulla scena 3. Vado sulla scena 7. Domanda del Federico. Ciao Marco, una domanda. Se dovessi portare questo preset in sala prove, faresti qualche modifica per essere sicuro che suoni bene anche ad alto volume? Se sì, quali? Nessuna, perché ormai, caro Federico, questi sono i preset che io utilizzo poi dal vivo. Ormai sono talmente tarato che i preset li provo qua. Mi sono creato ormai una situazione, è un mindset. Infatti, una delle domande... Purtroppo, ragazzi, purtroppo una delle domande più ingenue, per non dire stupide, non dico stupide perché stupido è offensivo, no, però è più ingenua. Ingenua fa capire bene che, cioè fa capire quanto il chitarrista purtroppo non sa un beato cazzo di questa roba qua. Ma veramente, cioè, questa roba qua, cioè, io sento certi discorsi e dico, Perché? Perché purtroppo i problemi sono questi, no? Cioè, no, ma poi vado sull'impianto, l'impianto suona diverso. Cioè, sono delle cose che... cioè, per uno che...
Per uno che ne sa, sentir parlare in certo modo fa veramente ridere. E quindi la domanda molto spesso è: ma tu cosa fai? Ma perché? Allora, i suoni fondamentalmente non dovrebbero cambiare così tanto dal... Allora, ci sono delle cose che cambiano dallo studio al live, questo è poco ma sicuro, ma devo avere in testa cosa cambia. Se io non ho in testa cosa cambia e non studio cosa cambia, cioè continuo a brancolare nel buio, cioè provo, faccio, invece sostanzialmente quello che cambia è la cosa che molto, che il chitarrista sostanzialmente non domina praticamente mai, che sono gli ambienti. Perché? Perché la maggior parte dei chitarristi analogici suona in mono, non suona in stereo. E lo stereo fondamentalmente, per me, è proprio fondamentale, perché mi ricrea lo stesso ambiente che ho nello studio di registrazione. Nello studio di registrazione il riverbero deve essere sacrosanto, e ci deve essere, perché mi deve ricreare una situazione naturale di suono che normalmente noi con l'amplificatore sentiamo quando sono in un ambiente. Devo avere quell'ambiente lì. Quando io ho toccato questo delay qui mi crea l'effetto stanza. E come ti ho detto prima, va bene in studio, perché in studio, soprattutto con le pareti anecoiche, cioè, sulle piramidali, eccetera, eccetera, devo crearmi l'ambiente. Ma dal vivo l'ambiente c'è già, ad esempio. Quindi è chiaro che dal vivo non vado a toccare nulla del mio suono, cioè di ampli e cabinet, io non vado a toccare nulla. Quello che dove vado a, semmai, ad agire e sento come suona l'ambiente, semmai sono gli ambienti. Perché se è un suono troppo effettato, rischio di essere fagocitato dall'ambiente. E questo solitamente non è un problema del chitarrista analogico, perché non ha gli effetti stereo, a meno che non abbia una struttura stereo, ma ne ho visti pochissimi andare in questa situazione, se non su palchi enormi, ma allora lì parliamo di altre situazioni. E questo è fondamentalmente il concetto base. Cioè, per me il concetto dell'ambiente è fondamentale. Detto questo, l'esercizio che io faccio molto spesso è proprio quello di andare a lavorare sul discorso delle frequenze che ti ho fatto vedere prima, cioè sotto i 120 Hz per me non ci deve essere niente, ma non posso tagliare troppo sotto i 120 Hz, altrimenti la chitarra si snatura. Quindi vado, ad esempio, come ho fatto vedere prima, a usare l'effetto proximity tenendolo a 120. Quindi in realtà sui 120 tiro su, faccio in modo, perché l'equalizzatore, adesso l'equalizzatore come si comporta, allora te lo faccio vedere qua, ti faccio vedere come teoricamente. Allora, se io ti faccio vedere solitamente il taglio della frequenza basse funziona così, è un equalizzatore shelving, quindi un equalizzatore shelf. Praticamente, se io tiro giù il gain qua, vedi come si comporta? Teoricamente, ok, io adesso decido che a 200 Hz vado a tagliare, ma non sto tagliando, vedete che a 200 Hz la curva comincia giù, andare giù, non è che ha fatto un gradino. Hai capito? Questo è il concetto. Non ha fatto un gradino. E tutta sta roba qua che c'è qui, si sente? Allora, sostanzialmente, io con il Q posso andare a sistemare queste cose qua. Ma se io non le so, hai capito? Allora, se voglio creare una sorta di selezione, proprio dove a 120 non deve più suonare niente, devo lavorare, ad esempio, sul Q. Ok? E quindi è qua che sono tutta una serie di parametri che sono estremamente importanti, oppure per esempio andare a lavorare, a scendere in frequenza, andare per esempio ai 120 Hz che sono qui. Ok, però siccome la chitarra qua suona sui 120 Hz, non posso tagliare tutto, altrimenti suona è veramente privo di basse e non posso avere. E come faccio? Ci sono questi tagli che sono, però non sono tutti uguali, perché poi tra l'altro questa pendenza qua che tu vedi è quella che per esempio nel cabinet vedi che trovi low slope e high slope, questa è la pendenza, quindi io posso crescere, cioè o attenuare di 6 dB per ottava o 12 dB per ottava, cioè vuol dire che se io atteno di 12 dB per ottava ho un'attenuazione maggiore che da 6. È chiaro che sono, ragazzi, sono concetti da studio engineering, però se non li so, continuo poi a brancolare nel buio, e le domande sono sempre quelle lì, sono sempre, ma tu dal vivo, eccetera, eccetera. Cioè, dal vivo bisogna sapere dove andare a operare, proprio perché ci sono questi tipi di problemi qua. Cioè, bisogna far suonare la chitarra nel suo spazio. E per poterlo fare, non ci sono... Allora, ci sono due cose, sapere le cose, ok, studiare, e poi fare le prove. Perché se non fai le prove... Non riesci ad avere la percezione di quello che c'è. Cioè, io ho la causa, devo sentire l'effetto, se no non faccio. Cioè, non esiste il Marco Fantoc che ti dice come si fa a fare il preset dal vivo. Metti, perché dopo ci sono le domande, no, dei geni, no? Metti la regolazione a 6 dB che va bene, ma va bene a te, nel tuo ambiente, nei tuoi locali, a un'altra persona. Quindi
Io devo avere una conoscenza scientifica delle cose per poi andare a tarare le cose in funzione delle situazioni in cui mi controllo. E purtroppo mi dispiace, ma non esiste una risposta univoca. E chi ti dà una risposta univoca, francamente, io dubiterei di quella persona lì, perché non esiste. Cioè, tanta gente mi dice, ah, ma il tuo preset non funziona come... ok, ma che chitarra hai? Ma che amplificatore? Ma lo sento nell'amplificatore. Ma buonanotte. Cioè, ci sono delle situazioni veramente incredibili. Cioè, io ti offro, come ho fatto adesso, una piattaforma sul quale partire dal concetto, ma poi l'esperienza la devi sempre fare tu. Io con il tempo sono arrivato ad aver sviluppato una sensibilità, perché non è che ho studiato, ma ho fatto una marea di esperienze. Cioè, qua mi dicono che devo chiudere tutto a 120 Hz. Ok, chiudo, però il suono diventa troppo magro. E allora come faccio? Allora faccio così, aumento il proximity, tiro qua, tiro là, poi sento la registrazione di quello che facciamo, chiedo al fonico, scusa fonico, ma come mi hai equalizzato la chitarra? Ah guarda, ho dovuto tagliarti sotto i 200 perché la chitarra se no mi sparava. Se uno mi dice una cosa di questo genere, so che il suono che do io ha troppe frequenze basse, ok? Però il suono non è ciccione, ma è così. Il problema è che se tu vieni dall'analogico, se tu vieni dall'analogico, sostanzialmente, qual è il problema? Che il suono che tu senti nell'amplificatore lo senti solo tu. Fuori sentono un suono microfonato. E il microfono, ve lo dico sempre, è davanti al cono. E se va bene, almeno è un po' spostato rispetto al centro, perché sei più il centro. E quello dovete sentire. Cioè, se voi... Cioè, non, quello che sentite sul palco, ragazzi, è una cosa solo vostra, dovete cercare di portarla fuori. Il fonico cerca di far di tutto per portarla fuori, ma ci sono tutta una serie di teorie. È chiaro che nel digitale, dove voi date già un suono microfonato, dovete pensarci voi, e se non ci pensate poi sono veramente di casino. Quindi quello che vi dico è, effettivamente dovete capire i concetti e poi fare le prove e unire le due cose. Spero di averti risposto. Ci faresti sentire suono con Dire Straits? Non ce li ho qua, però non sono tanto dissimili da questi qua, non sono tanto dissimili, più o meno alla fine sono questi qua, non ce li ho, forse ce l'ho sull'FM9 che magari posso anche accendere, ma vediamo, intanto lo accendiamo, poi vediamo. Anche il tipo di impianto, ma sicuramente l'impianto in saletta influisce, e la sala influisce, tutto influisce, ok? Ma perché voi, col vostro amplificatore, il vostro amplificatore suona uguale dappertutto, cioè quando l'avete comprato in negozio suonava uguale allo stesso modo di quando l'avete portato in sala prove o a casa, oppure se lo sollevate di 30 cm l'amplificatore suona uguale, capite quanto interagisce l'ambiente su quello che voi ascoltate. Il problema, poi diciamo, c'è purtroppo, è questa cosa che ancora vedo, ancora sento, ah no, io non ho paura di usare il digitale perché poi se mi cambia l'impianto il suono non è più lo stesso, e io rimango veramente senza parole. Cioè proprio lì, cioè bisogna fare come i bambini, andare a lavorare veramente sull'ABC delle cose. Ma caro mio, cioè se tu metti un amplificatore microfonato, secondo te invece il suono è a prescindere dall'impianto? Cioè tu senti lo stesso suono? E anche lì potrei dirti che non è assolutamente vero, perché il suono dall'ampli dipende dal palco, dipende dall'ambiente, dipende da tantissimi fattori, per cui tantissime volte l'amplificatore può essere distante, vicino, e cambia totalmente il suono. Infatti io uso l'in-ear, e per me è stata una benedizione, perché finalmente ho sempre lo stesso ascolto in qualsiasi ambiente, ed era un problema averlo con l'amplificatore, per cui è chiaramente il chitarrista cerca di alzare il volume il più possibile per ascoltare un suono che sia meno influenzato dal resto del mondo. Ecco qui perché il chitarrista alza, perché non sente bene. Questo è il problema. Ecco, l'in-ear monitor, cioè avere un ottimo monitoraggio, che sia in-ear o monitor da palco, è fondamentale, perché voi dovete sentirvi bene. Non è questione di volume, dovete sentirvi bene. E questa è la cosa più importante. Marco, finisci le frasi. Sì, perché mi si aprono 3 milioni di parentesi ogni volta, quindi...
Cassa sollevata da terra o meno. Allora, diciamo questo, che poi tra l'altro anche con le casse tipo Red Sound eccetera eccetera, io le tengo comunque, cioè servono sempre per darti una botta, cioè c'è comunque una vibrazione fisica di cui noi abbiamo bisogno, quindi io ho sempre gli in-ear e sempre le casse collegate proprio perché c'è questa vibrazione, ma non riuscirei a lavorare solo con i monitor con le casse dietro sostanzialmente, ecco, devo sempre avere tutte e due le cose insieme. Molto bene ragazzi, che dire, spero di avervi risposto, spero che le cose siano state interessanti, se avete delle altre domande fatele sotto il video che poi cerco di rispondervi, e la patch se volete la trovate nel mio store, se per FM3, per FM9 e per AXFX3, altrimenti ve la fate, me l'ho spiegata tutta praticamente. E adesso alle 18:30, quindi fra un quarto d'ora, ciao Nebraska, fra un quarto d'ora parte il Phantom, si spiega Phantom, quindi vediamo tra l'altro le scale minori e maggiori, come vado interpretate, eccetera eccetera. Trovate nella directory condivisa sulla directory Guitar Pro, trovate anche la tablatura. Benissimo. Ok, ciao Massimo. Ci vediamo dopo. Molto bene, ciao ragazzi, ciao, mettiamo la musichina qui, eccolo, ecco che arriva, eccola qua, ciao ragazzi, ciao, dove siamo qua, bla 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 bla.